Si chiama Hope Carasquilla o Carasquilla, è una preside della Classical School di Tallahassee. E pensate, questa donna è stata cacciata perché avrebbe mostrato ai suoi studenti la foto del David di Donatello, capolavoro apprezzato in tutto il mondo. Per la scuola, infatti, quell'immagine sarebbe, diciamo così, un'immagine pornografica, sarebbe stata giudicata in questo modo da parte di chi vi sta chiedendo, di alcuni genitori, e quindi diciamo che questa donna sarebbe stata cacciata dall'amministrazione dell'istituto. Ok? Una vicenda questa che ha dell'incredibile, molti infatti stanno chiedendo in questi ore di tempo: ma com'è possibile che per un'immagine, per un capolavoro sacro, perché è un capolavoro sacro dell'arte contemporanea, dell'arte moderna, una donna venga ad essere cacciata perché ha mostrato un'immagine del genere? Che non è porno, il porno è tutta un'altra cosa. Nel mondo dei luci rosse, infatti, ci sono rapporti brutali che avvengono, no? Selvaggi, ok? Brutali, ripeto. Invece, in questo caso, un'immagine casta pure di un uomo che non ha abbia addosso, viene vista come un'immagine a luci rosse, come pornografica. È assurdo, questo mi permetto di dire. Sta di fatto che la donna è stata cacciata e questa situazione, ovviamente, è dell'incredibile, va bene? Io mi auguro che questa donna venga rimessa quanto prima. Da narratore italiano è tutto, ciao.